Ciao amica, in questo video voglio raccontarti del mio nuovo acquisto e ti andrò a fare una video recensione di una borsa Visone Bag, una borsa made in Napoli come il suo creatore. Sigla! Ti avevo promesso, ecco una borsa Visone Bag. Prima di raccontarti un po' di aneddoti e un po' di motivi per cui ho scelto, ti invito ad iscriverti al mio canale YouTube cliccando sul link qui sotto, a cliccare sulla campanella per restare aggiornata, visto che ci saranno tante recensioni, e quindi non perderti nulla. Ovviamente se hai dei feedback, perché come ti dico sempre che il bello delle borse originali è che le puoi esibire, compra sempre originale, mi raccomando. Se me le suggerisci borse originali che hanno una bella storia, di cui sei la provenienza, ancora di più se conosci gli artigiani, una cosa fighissima, sono qui a comprarle per te. Ti parlo questa volta di un brand napoletano, chic. Ho trovato molte informazioni, non conosco Francesco Visone, che è il designer che ha deciso di creare queste borse, lo seguo sui social e era un po' di tempo che volevo curiosare fra le sue creazioni, anche perché di creazioni davvero ne fa delle belle. Ho cercato dei modelli, ho acquistato il modello direttamente sul sito. Il modello di borsa che ho scelto è una borsa Sofia in pelle e l'ho comprata in saldi, quindi insomma ho approfittato anche di questa cosa per risparmiare qualche soldino. L'ho pagata 174 euro e l'ho scelta anche per un altro motivo, perché è rossa. Andiamo a spacchettare. Mi è arrivata in un paio di giorni. L'esperienza sul sito è stata piacevole, perché insomma ci sono i prodotti ben sistemati, non creano confusione, ha uno stile molto essenziale, ecco, essenziale però che bada al dettaglio. Mi è piaciuto tantissimo sul sito, spero che faccia lo stesso effetto anche dal vivo. Ecco qui, mi è arrivato in questa scatola. Vediamo, c'è l'immancabile frase scritta a mano: il bello delle borse originali è che le puoi esibire, compra sempre originale. Questa la trovo una cosa figa. Come succede sempre con i brand napoletani, è successo anche con i ragazzi di Vanto Bag, ci sono delle attenzioni che accoccolano il cliente e che secondo me aiutano, insomma, a umanizzare quello che è un settore, proprio quello della pelletteria, che spesso viene troppo robotizzato, cioè tu non sai chi c'è dietro alla borsa, cioè ti interessa di comprare quell'oggetto però non vai mai oltre, no? Perciò spesso racconto le storie attraverso le borse delle persone, ed è per me fondamentale comprare una borsa di cui so la provenienza, e quindi in questo caso mi fa ancora più piacere, insomma, perché il brand è napoletano, è made in Napoli ed è importante. Andiamo a guardarci la borsa. Già mi piace tantissimo la presentazione, questa flanellina. Andiamo a spacchettare e voilà, emana un bellissimo profumo. Comincio a guardare la borsa. Qui mi dice: i prodotti Visone in pelle sono interamente creati in Italia da esperti artigiani con materiali accuratamente selezionati. Il particolare processo di produzione, l'utilizzo di speciali oli, la conciatura effettuata secondo la tradizione conferiscono al prodotto una mano morbida e setosa. Eventuali irregolarità del pellame, vabbè, insomma, tutte le cose ci diciamo. La pelle utilizzata possiede un fissaggio naturale, pertanto bassa resistenza alla luce, all'abrasione e ai graffi. Non è idrorepellente, quindi se viene a piovere la borsa si macchia, perché a volte, insomma, fanno benissimo a scriverlo. Molti non segnalano che i pellami, se non vengono trattati in un certo modo, ovviamente tu sai, cioè, c'è pioggia o comunque ci sono posti, può dare dei problemi per un fatto naturale, che macchiandosi di acqua, cioè, e poi asciugandosi può dare delle macchie. Essendo un colore così vivace può provare dei problemi, no? Giustamente. Comincio a guardare la borsa, guardiamo all'interno, c'è la tracolla. All'interno troviamo questa fodera in contrasto, permette di vedere l'interno tranquillamente. Ci sono due taschine appunto col portacellulare. La tracolla la andiamo ad appoggiare, approfitto anche insomma per toccarla e non gratta, così anche qui. Che cosa carina questa cosa del manico, come sta agganciato. Gli accessori sono color oro vecchio. La tracollina riprende un po' il modello della Birkin, quindi perciò ti sembra di averla già vista. Guardo un po' la tintura, le cuciture,
è leggermente pesante la borsa, quindi dobbiamo vedere poi utilizzandola se dà problemi. Andiamo ai voti. Prima di tutto ti invito a mettere un bel like alla mia pagina Facebook, e mi trovi anche su Instagram, trovi tutti i link qui sotto, mi raccomando. Ovviamente trovi tutte le informazioni su questi brand anche sul blog.ornellauzino.it. Ti aspetto. Voti, cuciture, il mio voto è 4,5. Tintura, il mio voto è 4,5. Rifiniture, il mio voto è 4. Voglio farti notare solo delle piccole cose, ma penso che siano davvero cose, insomma, banali. Essendo c'è questa tintura a contrasto, magari ci sono dei punti dove la tintura, ad esempio qua dietro, sbava un pochino di più, però insomma tutto sommato sono piccolezze davvero, perché poi la borsa è davvero, insomma, perfetta. E poi probabilmente per un difetto dell'accessorio, che purtroppo spesso lo fanno, ho avuto probabilmente la sfortuna, insomma, di prendere un accessorio che è un po' macchiato, però quello succede, che purtroppo insomma quello è metallo, quindi nulla di che. Per la valutazione qualità prezzo, considera che a prezzo pieno la borsa costa 249 euro. La valutazione qualità prezzo è 4,5. Borsa made in Italy, materiali made in Italy, giovane, rampante e capacissimo made in Napoli. Bellissimo prodotto, molto chic, molto, insomma, fashion da questo punto di vista. Per me vale davvero la pena. Per l'utilità il mio voto è 4. Ovviamente non è una borsa studiata da lavoro, ma cercherò di utilizzarla in vario modo, e poi ti dirò, insomma, nelle prossime recensioni come l'ho sfruttata al meglio. Per me la borsa è promossa. Prima di salutarti ti invito ad iscriverti a questo canale YouTube e a cliccare sulla campanella per restare informata. Trovi tutti i link qui sotto, ovviamente. E se hai acquistato anche tu una borsa Visone Bag o hai intenzione di comprarla, dimmi cosa ne pensi. Metti un bel like a questo video e condividilo con le tue amiche. Ci vediamo al prossimo video. Ciao da Ornella.